Quest'anno il Ferragosto si preannuncia piovoso. Marina rimane la località principe fra cene e feste nei bagni. E voi cosa farete per Ferragosto? Ferragosto, non so se si preannunci bello oppure no, tu che programmi hai? Ma Ferragosto, il tempo non è che promette bene, però avevamo pensato di andare a mangiare qualcosa fuori, giusto per stare in compagnia fra amici e poi chissà, ripeto, il tempo non è che promette bene, quindi toccherebbe vedere un po', insomma qui siamo tutti single, quindi manca a dire che stiamo con la ragazza, quindi però dai. Se sarete qua a Marina? Beh, o a Marino, comunque a Cesenatico, in quei posti. Vedete le feste, quindi. Sì, le feste magari non troppo movimentate, perché poi anche noi siamo un po' dei tipi strani, cerchiamo sempre le feste, ma nello stesso tempo anche qualcosa di particolare, quindi non sempre lo si trova, dai. E per quello che riguarda invece l'alba, è una cosa che si fa ancora? La fate voi? No, l'alba la facciamo noi. Sì, perché comunque metterci anche, non lo so, in riva al mare, anche così con una chitarra, far due chiacchiere è sempre bello. Noi veniamo da Forlì, ovviamente studiamo sempre fuori, quindi ci ritroviamo in estate o comunque quando ci sono le feste. Sì, abbiamo tutte origini diverse, io studio a Roma, lui studia fuori pure lui, quindi ci ritroviamo appunto per queste occasioni. Dai. Sicuramente passerò la notte qui a Marina in qualche bagno, non abbiamo ancora definito dove, però con un gruppo di amiche la passeremo qua. Di feste nei bagni, andrete anche a cena magari? Sì, andremo a cena fuori in un bagno e poi passeremo i vari bagni per vedere dove sarà la musica più bella, insomma, per i nostri gusti, ma sicuramente li passeremo tutti. Voi siete di Ravenna o zona o siete turisti? No, di Imola. Venite spesso qui a Marina? In estate sì. Ecco, per quello che riguarda l'alba, la farete, secondo te è una cosa che si fa ancora o con le feste nei bagni, diciamo, si chiude lì? No, beh, sicuramente si farà in maniera diversa rispetto a qualche anno, però si farà lo stesso. Allora, sperando che non piova, beh, sicuramente qui in giro, evitando le orde di gente che come tutti gli anni, per quanto sia migliorata la situazione, purtroppo ubriachi ce ne sono sempre in giro, quindi magari evitando, non lo so, evitando i bagni, vedere se c'è qualcosa qui in giro, se no cercare qualche festa di quelle un po' più tranquille. Tu la passi spesso a Marina, quindi la notte di Ferragosto? Tutti gli anni, stando qua. Farei anche cena o qualcosa di simile o solo feste? Se trovo da andare fuori a cena magari non sarebbe male, però nel caso facciamo soltanto un po' di feste, un po' di... Per quello che riguarda l'alba invece si fa ancora, non si fa più? No, non si fa più, è passato, purtroppo è passato. Era meglio, per me era meglio qualche anno fa senza feste, ma la gente in spiaggia coi falò. Io la mattina sarò a lavorare e penso che la sera rimango a casa perché io non sono italiana e il Ferragosto non mi emoziona molto, perciò... Quindi riposo totale? Sì, a casa. E lavorerai anche il giorno dopo oppure sì, sarai... Sì, la sera, di sicuro. Perciò non le ferie, no, niente. Non ci resta allora che augurarti buon lavoro. Grazie mille. Noi staremo a casa con amici, a casa del Borsetti. Sì. Quindi serata tranquilla. Sì. Dipende anche dal tempo, vediamo un po' cosa ci riserva. Non andrete a cena fuori, quindi farete voi la vostra cena? La cena sì, forse il pranzo faremo fuori con amici. Per quello che riguarda invece l'alba in spiaggia, è una cosa che si fa ancora? Progettate di farlo oppure... No, noi no, anche perché domenica sera dobbiamo rientrare a Modena, lunedì si lavora e quindi niente alba. Niente alba. Ferragosto mordi e fuggi, direi. Sì. Sì, abbiamo anticipato 3 giorni prima e a Ferragosto si torna a casa. A Milano Marittima, Villa Papete. Tu di dove sei? Napoli, si sente. E sei qua in vacanza quindi? Sì. Come mai la Villa Papete in discoteca per Ferragosto? Non lo so, programmata la mia ragazza. Per quello che riguarda invece l'alba, la farai, non la farai o dopo la discoteca? Non lo so, io vado molto al momento, non sono programmatore, cioè non programmo niente, tutta la mia ragazza. Perfetto, allora niente, buona serata, speriamo che tu ti diverta. Grazie, ciao.